perché allora il professor Tartaglia, il professor Tartaglia da noi conosciuto da molti anni in Val di Susa, ha insegnato fisica al Politecnico di Torino, ma ci ha insegnato anche tante cose che non hanno a che fare con la fisica, soprattutto con i trasporti, una militanza quasi a tempo totale che ci ha fatto molto piacere. Qui di affrontare il problema che è, come dire, razionale ingenuo, se vogliamo, è il tentativo di applicare i criteri del proprio interlocutore prendendoli sul serio per vedere se con quei criteri stanno in piedi le proposte che vengono fatte e sostenute. E allora procediamo pure, la prima domanda da fare quando si tratta di una grande infrastruttura di trasporto è chiedersi perché la si deve fare, perché la si fa ragionevolmente. In primo luogo si potrebbe dire perché manca la connessione tra due grandi aree, che non ho portato nell'elenco, ma poi perché nelle strutture esistenti c'è un traffico che è vicino alla congestione del sistema, alla saturazione del sistema, e quindi occorre intervenire per evitare che il sistema si blocchi. O ancora, magari al momento il traffico non è tale da bloccare il sistema, da congestionarlo, ma ci sono dei ragionevoli motivi per poter prevedere che entro un certo tempo, aumentando questo volume di traffico, il sistema si congestionerà e quindi ci sarebbe un danno se noi non fossimo pronti. E ovviamente con queste premesse qui l'intervento lo si fa perché economicamente, globalmente conviene. Se la situazione è quella l'intera linea che va da Torino a Lione, che ha quasi 240 km di lunghezza, in questa linea c'è una parte centrale che è quella del tunnel di base, questo qua, di 57,5 km, ma a parte questo tunnel di base ce ne sono altri 4 di tunnel previsti, uno in Italia, il tunnel dell'Orsiera, e altri 3 che sono previsti in Francia. Poi faccio un commento su che cosa realmente si vorrebbero fare, ma il progetto teorico è quello. Procediamo pure. Ecco, allora vediamo la prima domanda. Sì, ma allora la vogliamo fare? Il collegamento c'è. Quindi questo collegamento in che condizioni è? Questa è curva, e quella superiore indica l'andamento del traffico di merci in milioni di tonnellate attraverso l'asse della Valle di Susa, quella superiore sono la strada, i camion sulla strada, e quella inferiore la ferrovia. Quella strano monte che voi vedete là sopra, l'incidente del Monte Bianco del 99, che portò a chiudere il tunnel, che rimase, c'è una quarantina di morti anche lì, e rimase chiuso fino al 2002. Il traffico che, pesante che passava di lì si spostò di fatto nella Valle di Susa attraverso il traforo del Frejus. Quando il tunnel è stato riaperto non è immediatamente rientrato al Monte Bianco il traffico in questione, perché c'è una certa viscosità, i due collegamenti in certi casi sono praticamente equivalenti, per cui c'è voluto più tempo per rientrare. Ma a parte quello potete vedere a occhio nudo che l'andamento, a parte la montagna come tale, è decrescente. Sulla strada, sottolineo la strada, perché poi sulla ferrovia. La ferrovia non c'è storia, il massimo nel 97 e poi scende sempre. Questo buco che vedete qui è la crisi finanziaria del 2008, 2007-2008, che ha dato anche una contrazione dell'economia reale e quindi ha fatto diminuire un po'. Qui manca ancora un punto che non ho riportato, ma la situazione è stabile, insomma, stabile a scendere o stabile in orizzontale. Lo sappiamo pure. Allarghiamo la visuale, l'orizzonte, questo è solo l'asse della Valle di Susa, ma è l'intera frontiera con la Francia, cerchiamo di capire qual è l'andamento in cui si inserisce questa cosa. E beh, la più alta, la curva più alta è quella della somma strada più ferrovia, qui non c'è più l'effetto del bianco perché quello che passava al bianco si è trasferito al Frejus, quindi è sempre la stessa frontiera, quindi non ci sono anomalie di quel genere.
Voi vedete che anche in questo caso il totale del traffico, che supera i 50 milioni di tonnellate all'anno, non è poca cosa. C'è gente in Piemonte sui giornali che scrive Piemonte isolato. Isolato da 50 milioni di tonnellate all'anno di scambio attraverso la frontiera, che vuol dire diciamo tra un quinto e un quarto di quello che passa attraverso tutte le Alpi. Vedete che c'è un andamento a scendere. Poi la curva immediatamente sotto è la strada, anche qui l'andamento è più o meno oscillante dal 2000, da fine anni 90, con un massimo nel 2006 o giù di lì. Qui c'è anche Ventimiglia che ha una parte rilevantissima del traffico stradale, e poi comunque c'è una tendenziale discesa, diciamo, se vogliamo non essere, diciamo, è stabile, diciamo, è oscilla ma è piano stazionario. La ferrovia praticamente è la fotocopia della curva che avete visto prima, perché la ferrovia, prendendo tutta la frontiera, aggiunge soltanto 20 miglia, e la ferrovia come merce 20 miglia è irrilevante, sono poche centinaia di migliaia di tonnellate all'anno contro alcuni milioni di tonnellate all'anno sulla Val di Susa. Quindi dal 97 in poi sempre in calo. Quindi la domanda è, la versione c'è un traffico in crescita, dobbiamo prepararci, sembra non riscontrarsi nei fatti. Procediamo, allarghiamo ancora la visuale, andiamo all'intero arco alpino a questo punto per capire se questa è una peculiarità, che cosa succede insomma. Se prendo l'intero arco alpino, partiamo da in basso, e qui vedete anche la scala è tale da ospitare tutti i grafici, questa qui è la Svizzera, e voi vedete che adesso la Svizzera, attraversamento della frontiera svizzera, l'andamento è in crescita fin qui, poi c'è il buco della crisi, poi risale un po' e più o meno si stabilizza. La Francia, in totale, della frontiera francese, strada di ferrovia, anche camion, vedete che scende sempre da qui in avanti. L'Austria è in salita, vuol dire prenderlo in pratica, con un massimo qui, poi scende, poi di nuovo c'è una tendenza a, come dire, stabilizzarsi un pochino sotto fino ad oggi a quello che è stato il massimo. Fate la somma universale, vedete che c'è un andamento in crescita, sì, fin verso il 2007-2008, poi c'è il buco e poi c'è di nuovo una tendenza a stabilizzarsi. Insomma, ci sono dei motivi, visti così, per pensare che il volume materiale, le tonnellate, io non considero la cultura di un fisico, non considero gli euro, che sono unitarissimi per noi, ma sono una convenzione umana, considero le tonnellate e i kilowattora, sui quali non hanno influenza né le emozioni parlamentari, né le scuole di pensiero, né cosa dicono i commentatori dei giornali, se li infischiano e continuano a valere perché valgono. Sembrerebbe che ci sia globalmente una stabilizzazione delle quantità, anche perché c'è una tendenziale smaterializzazione dell'economia per vari motivi, con riduzione del peso a vantaggio della, diciamo, una riduzione della densità delle merci, cose di questo genere. Comunque l'essenziale è che laddove gli altri due grandi archi, Svizzera e Austria, crescevano, l'arco con la Francia diminuiva e ha continuato a diminuire. Procediamo pure. Allora, a questo punto uno dice, ah sì, è andato così fino adesso, è indiscutibile sta roba, che se ne dica, questi sono dati, vivono gli svizzeri, questi per conto anche degli altri. Però cerchiamo di capire cosa succederà. Come si fa a capire se cosa succederà? Un modo è di fare un discorso, no, sul futuro meraviglioso della nazione. Un altro modo è quello di fare un modello matematico mettendoci dentro dei parametri, delle ipotesi più o meno credibili. Ovviamente i modelli matematici sono una roba a doppio taglio, possono funzionare per cercare di farlo, però danno anche quello che ci metti dentro, quindi bisogna stare attenti a che ipotesi fai per far funzionare il modello. Comunque si fanno, vediamo cosa hanno fatto i proponenti. Questa curva è quella che interessa, questa qui scura, è l'andamento della ferrovia merci e tonnellate di merci, milioni di tonnellate di merci, nella Valle di Susa. Voi vedete dagli anni 60, a un certo punto c'è un plateau, un su e giù, più o meno, in cui a un certo punto c'è una ripresa, 97 è questo massimo a 10 milioni e rotti di tonnellate, 500.000. Allora le previsioni dell'allora proponenti erano che sarebbe continuata così. Non ci vuole una gran sofisticazione matematica per dire, vabbè, prendo i 5 punti precedenti e li allungo, perché di fatto questo che è avvenuto, al di là del fumo che possono fare degli esperti, più o meno pseudoesperti, oppure esperti sì, ma a parcella, no? E vabbè, prolungo, una logica ce l'ha.
E allora uno dice, ma allora se la linea esistente ha una saturazione possibile intorno ai 20 milioni di tonnellate, va a finire che ci sbatto contro, cioè nel giro di non molti anni si saturerà tutto. Dottrina del tempo, la saturazione è in arrivo. Procediamo. Il mondo reale se ne infischia di questi problemi e in realtà il traffico sulla ferrovia comincia a scendere. Coloro che la propongono, questa linea, allora che cosa fanno? Qui bisogna rifare una previsione un pochino più adeguata di quella precedente. In realtà questa previsione viene fatta, modello matematico, pubblicato nel 2006, partendo dal 2004, e guarda un po', dice che se anche il mondo reale fa così, da dopodomani il mondo reale farà così. Allora, chi ha un minimo di cultura scientifica ha qualche dubbio sulla serietà di questa cosa. Anche perché dove si fanno i modelli, negli studi di ingegneria o così via, se fai un modello, va bene, prova a fare un modello, ci metti dei parametri dentro, ma prima di farlo girare per il futuro, prendi quel modello, successo. Se così è, da lì in avanti lo fai funzionare rispetto a qualche qualità che produca, preveda davvero la realtà. Evidentemente non è successo così. Andiamo pure avanti. 2006 è lontano, nel 2011, pubblicato l'analisi costi-benefici, l'unica che è stata pubblicata, modello di previsione, vedete che il mondo reale ha fatto questo lavoro qui, il mondo reale ha fatto questo lavoro qui, il modello di previsione guarda un po', estrapolato fino al 2053, da un comportamento completamente differente. Se li mettiamo tutti insieme, vedete che è sempre lo stesso modo, no? E che la serietà scientifica, non ho paura di dirlo, con tutte le serie possibili, di coloro che hanno fatto questa roba qui, è molto bassa. E non ho il piacere di avere mai i nomi direttamente. Io sono stato anche nell'osservatorio tecnico, prima che concedesse una piura a quelli che facevano parte, e in generale questo è a nome della società che lo ha commissionato, ma chi è il tizio o chi sono i tizi che l'hanno fatto non riesco mai ad averli davanti. È una richiesta che abbiamo fatto tante volte, facciamo un tavolo per veloce 5 ore e mezza più o meno, che non è male tutto sommato, no? È già in concorrenza con l'aereo di per sé. Bene, nel 92, quando comincia questa storia, negli anni 90, sui giornali, su Nuova Legge, riscopre che la narrazione diceva che a quel momento c'erano circa 2000 passeggeri al giorno, non Torino-Lione, Milano-Parigi, sia chiaro, no? Torino-Lione, togliamo un zero, se basta, al giorno. Però l'affermazione, senza motivazioni, era che nel giro di 10 anni sarebbero diventati 20.000, perché Lione è una grande area industriale, diciamo metropolitana, dopo Parigi, e la terza di Francia, credo, perché poi c'è anche Marsiglia. Torino è un'area che deve svilupparsi, eccetera, eccetera, queste due sono relativamente vicine, devono comunicare, comunicheranno, ci saranno meravigliose sorti progressive. Quindi, 92-2000, tra 10 anni ce ne saranno 20.000, bisogna attrezzarsi. No? Come facciamo? Bene, ne sono passati 25 di anni, si sono accorti anche loro che quella roba non leggeva, infatti si è cominciato a parlare di merci, da lì in avanti anche sui giornali. I passeggeri sono sempre, o meglio, i posti sul treno sono sempre oscillati da 2-3.000 al giorno, oggi sono 2.000 più o meno, sono tre coppie di treni per andare e per venire. Di questi treni, essendo così fondamentale il collegamento con Lione, ce n'è solo uno che ferma Lione. Ma attenzione, non ferma Lione. Ferma alla stazione dell'aeroporto di Lione, cioè a Saint-Exupéry, che è a 20 km dal centro della città. Per cui se uno vuole andare a Lione, come capita a me di fare ogni tanto, e vuole andarci in treno, prende il TGV, ma scende a Chambéry o a Aix-les-Bains, come ho fatto quest'estate, da lì prende un altro treno normale, locale, francese, e va non a 20 km da Parigi, ma da Lione, ma nel cuore di Lione, alla stazione Pardieu, che è proprio nel centro della città. Allora c'è il dubbio che forse chi gestisce la linea non ritiene che ci sia un mercato sufficiente, perché sulla linea di tre potrebbero mettere ben più di tre, non c'è assolutamente questo problema, no?
E quindi evidentemente questa è una bufala, ma è una bufala che, ripeto, ogni tanto ritorna nell'immaginario collettivo del lettore medio della Stampa di Torino, o del Corriere, o di Repubblica. Il fatto è che bisogna potersi muovere in giro per ovunque, per il mondo, velocemente, e dunque perché noi dobbiamo essere esclusi. Da Tokyo a Osaka 400.000 passeggeri al giorno, poco poco, questi sono i miei numeri. D'altra parte anche in Francia la linea più battuta è quella del TGV Atlantique, 40.000 passeggeri al giorno. Qui la Corte dei Conti francese dice sì, questa può anche andare, ma tutto il sistema del TGV francese non funziona mica tanto, è sostanzialmente in perdita, stanno cancellando progetti di linee che immaginavano di fare e stanno affiancando, buffa questa, alle linee del TGV degli autobus gestiti dalla stessa Società Nazionale delle Ferrovie francese. Cioè un'offerta che in teoria potrebbe essere in concorrenza con la linea ferroviaria, ma essendo lo stesso gestore serve a recuperare qualcosa su una linea che evidentemente non ha un flusso sufficiente a coprire i propri costi, con numeri così. Per quanto riguarda noi, non dico niente, ma io sono fermo, anche con questi dati è difficile farsi dare. Qualche anno fa Bologna-Firenze, che è il tratto più trafficato di alta velocità italiana, credo che batta sui 20.000 al giorno. Quindi, se non ci sono quei numeri, uno dice, ma io sono venuto con Freccia Rossa qui oggi, dato il concerto, sono contento, ora funzionale, eccetera. Devo ringraziare tutti voi che avete pagato una parte del mio viaggio, per questo è il concetto. Procediamo un attimo, procediamo pure. Allora, un'altra storia che viene detta è, caspita, adesso ho anche dei miei conoscenti che mi hanno scritto, ma dopo quello che è successo a Genova sei ancora contrario alla linea ferroviaria? Dico, un momento, calma, cosa c'è? La sicurezza dei trasporti, immaginatevi un incidente, speriamo che non succeda mai, tipo quello di Bologna recente, che fosse avvenuto al 20° chilometro di una galleria di 57 chilometri, immaginatevi la catastrofe che sarebbe stata. Allora, comunque, diciamo, un problema che è un obiettivo europeo e tutti ritengono sia un obiettivo sacrosanto è quello di portare via il camion dalla strada, perché il camion si intende che sia più impattante, comunque la congestione dà un sacco di problemi, e va bene. Ora, la nuova linea, questa Torino-Lione, dovrebbe servire a quello. Abbiamo visto prima che è nettamente superiore la quantità di merci sulla strada, in calo anche sulla strada, di quella che passa in ferrovia. Il fatto è che ci sono alcuni paradossi, situazioni buffe. Se noi prendiamo sul serio i loro numeri, che ovviamente non sono seri, ma è stato riconosciuto ufficialmente questo, prendessimo ufficialmente i loro numeri, procediamo un attimo, possiamo vedere che lì ci sono un po' di numeri. Prima di tutto avremmo nel giro di pochi anni, fino al 2035, ci ritroveremo ad avere triplicato il traffico globale, e sembra proprio difficile rispetto all'andamento di prima, però ci sarebbe un risultato interessante, che di quel traffico più della metà sarebbe finito sulla ferrovia, dove costa di meno, ci vado, e al momento gli costa meno il camion, anche oggi. No? Vabbè, mettiamo pure il 55% anziché il 15%, fate due conti banali, se no prendiamo un bambino delle elementari o delle medie, gli facciamo fare il calcolo e scopriamo che se i numeri sono quelli, e anche il 55% di ripartizione va sulla ferrovia, il risultato è che sulla strada ce ne vanno molti di più di quelli che vanno adesso. Cioè, se il mondo fosse fatto così, il
Dopodiché si scopre che anche loro dichiarano, il quaderno numero 10 uscito nel 2017, dove si trova in una pagina a un certo punto dicendo sì, bisogna riconoscere che la realtà è stata molto diversa da quello che erano le previsioni fatte da noi in precedenza, la colpa è dell'Europa e della crisi economica, sia chiaro, ma poi perché sulla ferrovia continua a calare? Beh, continua a calare il traffico in ferrovia perché la ferrovia è inadeguata, è quella di Cavour, è quella ottocentesca. Non è vero alla lettera, perché in realtà sono stati fatti degli ammodernamenti, è una linea che porta il traffico attuale, mica altro. Comunque l'idea era che la linea è inadeguata. Arriviamo rapidamente. Allora, facciamo un piccolo confronto con le linee svizzere. Le linee svizzere, noi avevamo il nostro tunnel Fregisera lungo 13,5 km più o meno, a altitudine di 1335 metri, pendenze, così via, dicendo adeguato. Fino al 2007 in Svizzera era in funzione, e ancora in funzione oggi, no? Ma c'era solo quello, il traforo storico del Lechberg, che è 14,5 km, un chilometro in più, e alla stessa altezza più o meno. E qui, là il traffico calava, dal 97 al 2007, è sempre in calo, mentre qui il traffico cresceva, nonostante il Lechberg sia altrettanto inadeguato di quanto non fosse il Fréjus. Il Gottardo pure lui è 15 km, lo storico. E il Gottardo nuovo è entrato in funzione nel 2016, quindi apparentemente non c'entra questo. I costi sono questi, secondo la Corte dei Conti francese, il tunnel da solo costa 8,6 miliardi nel 2012, attualizzato dalla CIPE l'anno scorso a 9,6 miliardi, e poi c'è tutto un discorso sulla ripartizione qua. Andiamo pure avanti. Diciamo che quello che si emerge dai fatti, visti con la logica di uno che va dai fatti e non alle dichiarazioni, è che la direttrice est-ovest è una direzione stagnante, stazionaria e tendenzialmente calante, mentre le direzioni nord-sud sono state in crescita e adesso sembra siano orientate a stabilizzarsi. Il motivo, in una parola, è che nord-sud vuol dire collegarsi ai porti del Mediterraneo, i quali a loro volta sono collegati con l'estremo oriente, e là ci sono dei mercati che sono lontani dalla saturazione, o la capacità di produrre merci di rimpiazzo a costi molto più bassi dei nostri. Mentre est-ovest si collegano mercati simili, in cui esiste quella che si chiama saturazione materiale. Materiale vuol dire che fisicamente più poltroncine di quelle che ci sono le posso mettere, posso cambiarle, sovente, molto sovente, rifarle, ma più di così non ce ne stanno. Quindi tecnicamente quella roba, voglio vedere chi la smonta, quello che ho detto prima, nessuno, però ciò non implica che la decisione non venga presa. Ma ancora un colpo. Allora, a chi conviene questa roba? Beh, ovviamente a chi la finanzia. Chi finanzia questa roba ha uno Stato che paga, per più in Europa, quindi non fallisce, malgrado tutto, e ha una redditività dell'investimento che se lo sogna, se lo faccio con un piccolo imprenditore che poi magari falliscono altro. E conviene a chi la costruisce, per il tempo in cui la costruisce. Ci metto anche i sindacati, questo non i sindacati che si vogliono costruire, voglio dire, nella logica che a volte si trova nei rappresentanti di chi ci lavora. A corto termine, adesso mi apri un cantiere, non importa per cos'è, apri un cantiere così io lavoro, no? Quante volte si è visto? Perché poi se tu faccia un oleodotto, un'aerostazione e tu faccia un tunnel, okay? Non importa, apritemi qualcosa perché c'è la crisi, no? Questo è. Poi durerà qualche anno e finisce lì. Procediamo. Ora, l'ultimo punto che voglio toccare.
Beh, dice, ma è che come si fa a fare una roba così incredibile? Ma insomma, sono decenni, dovrebbero essere convinti tutti, no? Anche sullo schieramento politico. Al di là di quelli che hanno l'interesse diretto, chi finanzia e chi fa la cosa, c'è una, un parterre, un pubblico, attenzione, non identifichiamo il pubblico con i movimenti cui siamo abituati, che ha una sensazione che tutto sommato però è una bella cosa, le ferrovie, i collegamenti con gli altri e così via. C'è un approccio ideologico e nella presentazione sui maggiori giornali o in politica rivolta al pubblico è la dimensione ideologica. Sottolineo questo perché un'accusa che viene fatta ai movimenti è quella di essere ideologici. Voi siete ideologicamente contrari. Dice, ma col cavolo, ti ho fatto tutti i conti, tu che sei ideologicamente favorevole. Ideologicamente di un'ideologia che è ancora ancorata al XIX secolo. Diciamo l'ideologia che vede il progresso con il di più. Non col meglio, ma con il di più. Cioè, in definitiva, un'ideologia che sostiene un tipo di economia che oggi è insostenibile. Questo lo dice di nuovo la scienza. Non faccio ragionamenti di tipo etico-morale che sarebbero sacrosanti. No, non è materialmente sostenibile questa economia. Eppure tutto l'arco politico sostiene quella. Quando io sento ogni giorno, e ne ho la nausea, parlare della crescita, tutti, allora uno dice, vabbè, un modo di dirlo, dobbiamo star meglio, però sono d'accordo. Ma no, perché la crescita non è star meglio, la crescita è proprio la crescita. E non si può. Ora, quell'ideologia, il motivo ideologico che sostiene Torino Lione, come sostiene gran parte delle altre cose che abbiamo detto, è legata alla difesa di un sistema economico insostenibile oltre